Agnone, Campobasso, Casa Calenda, San Giuliano di Puglia, Larino, Guglionesi e Termoli. 11 compagnie teatrali in 7 comuni del Molise. 6 compagnie molisane e 5 provenienti da fuori regione. 2 laboratori teatrali. Tutto questo è Yam Bell, la seconda edizione del Festival del Teatro Popolare, ideato e organizzato dalla Wilt Molise, Unione Italiana Libero Teatro. Da gennaio a maggio, 5 mesi di teatro itinerante. Cultura, leggerezza, divertimento e socialità. Questi gli ingredienti. Yam Bell Molise, si torna in scena. Nico, proprio te cercavo. Dimmi. E volevo raccontarti di un sogno che ho fatto stanotte. Raccontami, dimmi tutto, dimmi. Ero in un forno e la ragazza che mi stava servendo la pizza ad un tratto si è trasformata in un personaggio del nostro teatro. Poi? E poi mi siedo al bar per prendere un caffè e riappare lo stesso personaggio. E poi mi sono svegliato. Andiamo bene. Buonasera e benvenuti al Teatro Italo-Argentino di Agnone. Io sono Nicolangelo Ricursi e rappresento la Wilt Molise, Unione Italiana Libero Teatro. Sono il presidente di questa associazione, che è un'associazione nazionale, ma è da qualche anno che l'abbiamo costituita in Molise e organizziamo ogni anno questi festival, rassegne teatrali e laboratori teatrali. Ringrazio innanzitutto l'associazione del Teatro Italo-Argentino, a cui facciamo tanti tanti auguri, al nuovo presidente Carmine Carosella, per un proficuo lavoro, no? Perché insomma questo teatro è importante, è lì su, si è messo al secondo piano. Bene, quindi mi raccomando, insomma, è un ottimo lavoro, ti auguro di fare il meglio che puoi. Sicuramente sei giovane e hai tanta, tanta voglia e spirito di iniziativa, e questo te lo auguro con tutto il cuore. Siamo al quarto appuntamento di questa nostra, è un festival del teatro popolare, non più una rassegna, perché una rassegna diciamo che sono 3-4 date. Noi riusciamo a fare una stagione teatrale, 6 mesi di teatro, partiti da gennaio, finiremo a maggio e poi ci andiamo a intersecare anche con la stagione teatrale frentana, che è una rassegna che si fa solo nel Teatro Risorgimento di Larino, e quindi organizziamo queste due manifestazioni importantissime per tutto il territorio regionale. Oltretutto questo festival Yam Bell si chiama, che è partito appena dopo il Covid, perché sapete quello è stato un periodo triste per tutti, per le compagnie molisane, che comunque siamo compagnie dilettantistiche, appassionate, amatoriali, è stato era un problema ripartire un po' e riniziare delle attività, perché sapete quella è stata una cosa che un po' ha distrutto un po' tutto, anche lo spirito, le iniziative di tutti e quindi anche delle compagnie amatoriali. Questo Yam Bell era proprio un modo di già ripartiamo, vediamo, rimettiamoci insieme, vediamo che cosa possiamo fare, e devo dire che sono 2 anni
che mi seguono talmente bene queste compagnie che siamo riusciti ad organizzare la seconda edizione di questo Festival del Teatro Popolare Yamabel. Questo di stasera è il quarto appuntamento di questo festival e ci saranno i nostri amici di Atessa, la compagnia Il Drago d'Oro, con il quale sia Umberto che noi come compagnia, io faccio parte della compagnia di Santa Croce di Magliano, ci siamo noi che qualche anno fa siamo stati su questo palco e speriamo di ritornarci presto, e quindi sono amici con i quali ci vediamo spesso e quindi questi siamo orgogliosi, sia io che Umberto, di averli ospiti qui questa sera, che presenteranno Io non so niente. Poi velocemente vi dico i prossimi appuntamenti, perché è importante, anche se diciamo che la maggior parte si faranno verso zona Campobasso e lì, però comunque voglio dire, in un'ora, in tre quarti d'ora di macchina, a chi piace il teatro si può tranquillamente andiamo incontro anche alla primavera, e quindi volendo ci sono degli appuntamenti importantissimi che vi voglio solo ricordare. Il 16 marzo a Campobasso al Palazzo Gil della provincia ci saranno gli ospiti della compagnia Teatro Arte e Cultura di Barcellona Pozzo di Gotto, addirittura siciliano. Poi il 7 aprile ci sarà Corrado Taranto, che è il figlio di Carlo e nipote di Nino Taranto, che porterà un suo spettacolo a Casa Calenda il 7 di aprile, appunto, al Teatro K. Poi Scapastrate, una compagnia nostra di Guardia Alfiera, e noi, Scema Sembrui di Santa Croce di Magliani, insieme alla compagnia di Carino in Cerchio, saremo ospiti al Teatro Fulvio di Puglionesi, dove l'anno scorso la compagnia di Agnone è stata presente con il suo spettacolo. Nel mezzo di questi tre appuntamenti ci sono i Clitunnali, che vengono addirittura da Clitunno, che è un paese in provincia di Perugia, e poi a San Giuliano di Puglia, e i napolesani con la compagnia di Campobasso a Casa Calenda. Invece la vostra compagnia, al quale farei un grande applauso, la compagnia Teatro Comico degli Abruzzi, è una compagnia importante, non solo una compagnia storica del Molise, ma la conoscete tutti, del vostro comune, ma è parte integrante della WILT. Noi siamo onorati e orgogliosi di averla in seno alla WILT e partecipa attivamente a questo festival, oltre che sarà ospite all'Arino con l'ultimo spettacolo Cioccolata Rosmarin, Buona da Morire, il 27 di aprile. Ma volevo dire che è una compagnia importante perché è parte integrante e importante della nostra WILT e con noi organizza, appunto, ecco, questa giornata. È stata insieme al presidente, la compagnia ha voluto che anche in Alto Molise, quindi Agnone, perché in provincia di Isernia è l'unico spettacolo che faremo con questo festival, e quindi io ringrazio Umberto a capo di questa grande compagnia, e ringrazio tutti voi perché so che oggi ad Agnone c'erano anche altre attività, e quindi se oggi state qua significa che il teatro vi attira, vi piace. Noi siamo per il teatro popolare, per il teatro leggero, per il teatro che fa divertire, perché questo pensiamo che in questo momento storico ce ne sia veramente bisogno. Io vi auguro una buona serata e buon divertimento, ci rivedremo alla fine. I nostri amici di Atessa, Drago d'Oro, con noi, come avevo titolo? Io non so niente. Io dicevo, noi non sappiamo niente. Evidentemente loro non sanno niente. Buon divertimento. Facciamo un grande sonno, ma tu a quel momento ti giri nel roulette, vieni un cavallo.
tante che la tanta pazienza per far mancare non so. E tu mi hai parlato. E parli di continuo e chiudo sempre di più e chiudo sempre di più. E per forza, riunione per sempre tu. Ma che piacere. Tu gli sei che io sono la femmina di piedi di invento. La famiglia sta con un sacco di tempo, la casa allora stirpi, pensieri di finito, la parrocchia. Mo' si dite, la lunga parola che si dite, questa è quella che ti assorbe un sacco di tempo, la parrocchia. Ma non devi pensare, io mi sono organizzata benissimo le mie giornate. Infatti, lunedì? Consiglio pastorale. Lunedì? Prove di canto. Hai visto? Mercoledì? Riunione di catechisti. Giovedì? Catechismo. Venerdì? Riflessione sul Vangelo. Benissimo. Sabato pulizia della chiesa. No! Ti sei sbagliato perché io la pulizia non faccio fondire. Io vai solo per controllare. Tanto. A proposito, la messa, la domenica, comincia a mezz'ora. Per quale motivo infiorizzate alle 7 la mattina? Dei mani di crescimento, che tu prima degli decini di sticchi da roulette. Tanto, ti sembra ragione di più. Ma vado. Quando vai? All'America, quando vai? Vai alle bagne. Ma era aspettato. Circa di mattina, perché ne sono andato 5 minuti fa, quando ci sono andato. Non ti preoccupare, se cascano bene l'alcoglio. Ma se mi sembra di lei, mi sembra, un osso. Senti che parla, fatti se baffi un po', va. Ma per piacere, piuttosto, quando è da lì, nemmeno in terra. Ti preoccupare, mi lavo a secco. Che pazienza che ci vuole, signore, guarda, proprio. Mi li capisci, ma per me, guarda te, mi sto in primo posto, mi capisci. Sempre pronta a mettere pace e la dolcezza vostra a riempire il cuore delle persone. Grazie, signore, ma che belle parole! Ma se io ho questo dono e perché il Signore me l'ha donato? Prego, accomodate, grazie, accomodate. Dite, dite, che è successo? Tengono un sacco di problemi della vicina di casa, quelle dello terzo piano. Avete a sapere che la notte ne va a dormire giù, trascina di sicuro fino al lunedì. La televisione è tutto voluto. Un pomeriggio invece, metti la radio che si sente fino alla piazza. Signora Emma, ma quanto ha sofferto il nostro Signore. E vuol dire che noi giorni di chiste vi armate di santa pazienza e con un bel sorriso andate sopra alla vicina di casa e gli dite di fare un rumore. Con il dialogo si ottiene tutto e dopo mi credici che nelle mie preghiere mi ricordo questi problemi di voce. State a cavallo! Grazie, signora Clementina, ma tutta sta pazienza, tutta sta dolcezza, tutta sta forza di proteggersi di lì, ma non dove tu vieni? Dalla preghiera, signora, dalla preghiera. Ma se febbrico sempre a me, buongiorno, signora. Buongiorno. Signora, scusate, io la messa, mi vai allogando a me, metto la giacca che me ne devo andare. Convenisse? Ecco, prego, prego. Signor Filippo, che fortuna che siete tenuti a trovare una moglie a cucina. Ci stia. Se questa dolcezza di restare, figuriamoci in famiglia. Lei è bella di fuori. Signore per i cuzzini, è sempre così caldo, dolce, forte, che lo sorriso che dà sicurezza. Vieni la vicina di casa, ci avessero detto che ti dice votano io. Quindi grazie pure a voi. Prego, prego. Signora Emma, chi sta vicino al Signore? Ha pure delle cose di se stessa che manchi essere sa. Comunque, signor, mi dite che sta andando a messa, non vi si vede male. Sì, te ne dà ragione. Ci do volontà e fede. Speriamo di trovarle tutte e tu. E comunque adesso vado. Grazie per il consiglio, signora. Prego, per tanto. Ci arrivederci. Capito, Fidel? La vicina del terzo piano, scostumata, screanzata, che ha la fortuna e sei che ha trovato sta cristiana, che si rinu, zamba, tenda, la terzo piano. Musica del Gnesso. Io non me la raccoso. Mi faccio tanto, perché se ne anzi, guarda, ti sono preparato sul biglietto.
Ci sto scritto tutto quello che la fa, perché tanto è inutile che ti dica a voce, perché tu ti scuoti e io dopo perdo solo tempo. Ma le vedi come sono precisi, precisi, qui di Filippino, e come mi sa cercare tutta la vita. Non mi chiamo Filippino. Io ti chiamo come lui e quando lui viene. Filippino. Ma se io avessi avuto i primi di te, tu come è che è stato? Ma tu non ti preoccupare, scrivi a pure. Domenica l'hai messo in indimenti alla carrita, te l'hai messo alla prima banca, perché il marito di Clementina nasce sempre alla prima banca. Allora perché ti ha venuto là? Sa risponde, si ti inginocchi, si chiede, perché l'hai messo in indimenti alla passista. Clementina, io mi metto a rete perché sto ferito, soffro di faringite acuta, e non posso, questo non posso cantare, capito? Canti in play back, fa lo canto. Allora prossimi a tutti gli impegni di te. Ma lasciate sto papire, passare l'aspirapolvere per tutta la casa, annaffiare le piante, scongelare le bistecche, mettere i panni sporchi nel cesto e non buttarli per terra, svuotare la lavatrice e stendere i panni. Allavate le vite e tagliate l'olio. Come se scacciate il tuo cuore delle zuppe. Brutta bestia, ma il buio che erano le vite. Folfo la santa, che lì, e dentro che me fa la diavola, che confronta essere lo santo. Dici che ne dorme, e invece scurnacchia e certe volte ciuffine pure. Ciao papà. Ciao Maddalena. Ma chi fa? Che la faccio? Papà, sono stato a parlare anche Nazareno. Nazareno? E chi è Nazareno? Papà, è un guaglione tuo. Giorno per giorno capisci che è un guaglione fatto per me. La vita mi ha fatto incontrare un giovanotto pieno di sentimenti. Sincero, umile, pieno di vita, ma soprattutto innamorato. Avessi scoppato di gioia, invece mi sento tanto triste. Ma perché sei triste, figlia mia? Ma se dici che io te, che sto di buona unita, che volete bene e io sono d'accordo, che problemi ci sta? E dopo, mamma ti sarà contenta quando pure che si chiama Nazareno. Se è per questo, papà, lo padre di cognome fa di Dio, di Maria. No! E a Francomo pure a dice non lo sale. Il padre si chiama di Dio Salvatore, mentre la mamma di Maria Celeste. Andate a pronunciare il nome di Begre, ma non ci posso credere. Quasi quasi ci scappano per esempio e mi venga. Ci manchi solo nelle macchie. Piacere, piacere Nazareno, piacere di Maria e di Dio. Senti che scherzate. Ma tu me la zia, ma su Nazareno, pratica la chiesa, che così da mamma dice te, capito? Papà, ma non problemi niente a questo. Ma no. Nazareno è diplomato, ma fa un muratore. E mo che li messa per mamma, li sei prendendo la pezza. Oh, mamma, un muratore, pure tu. Te sei da capo lo mazzo. E già me l'immagino, mamma. Vorresti pure un bravo aiuto. Ma la figlia venga un muratore, la figlia di Clemente Clementino, che dice sempre prima il suo cognome, mai quello mio, la figlia di Clemente Clementino, figlia del professore di storia Clemente Gaetano e della dottoressa Pollicelli Caterina, fidanzata con un muratore, mai e poi mai l'accetterà, eh? Guarda papà, e ne capisci a mamma, come può farsi discriminazione se va sempre alla chiesa, dalla mattina alla sera? Perché forfa la santa e dentro fa la diavola e non si fa scoprire, è una mastra. Di che mastra ti parla? Della migliore in circolazione. Mamma, io voglio parlare da donna a donna. Da donna a ragazza, mi si dirà ancora scudi da nuovo. Siamo. Signora Clementina. Signora Clementina. Signora ma ti scusa se ho finito della vostra bontà, ma solo per lui siete un po' più e lì volessimo un zio vostro. Ma come no, prego, grazie, grazie. Signor Filippo, ma da 2 minuti sta
muore a 60. La cascata da cena. Se poteva rompere la noce cucola. Filippo. Prego, signore. La vita sapeva che alla fine di sola all'università. Si è innamorato di un giovanotto di Montazzoli. Stanno votando bene. Però solo mi viene d'accordo. E sapete perché? Perché con lui aiuto, fa di aiuto. Fa l'umore a tutti. Signora Emma, ma avete a dire a vostra sorella che sotto agli occhi del Signore siamo tutti uguali. Siete un giovanotto di buoni sentimenti, di buona famiglia. Che motivi ci sto per essere d'accordo? Vostra sorella da leggere il Vangelo, il libro che ci insegna a vivere la vita. Avete a dire a vostra sorella che non la lasciamo a suo aiuto. Pure mi dire, avete in bambino, lo sposo mio, quando scelgo. Quando pazzi, le telefonate, mamma che mi aspettava, quando sono fatte tante, e mamma che mi aspettava con le candele di risagna a mettermi la guerra, quando ha fatto il saluto, oddio, che mi dici, ma io tutte le cose, non erano tutto. Peccanire tu! Signora Clementina, grazie, voi riuscite sempre, sempre a tranquillizzare. Secondo me, a voi, vanno a questa passante. Madre, deve essere di calcolo. Comunque, adesso devo andare. Grazie ancora, signora. Signora, qualsiasi cosa vi serve, venite. Grazie. Grazie. Arrivederci. Mamma, io ti ho parlato. Oh, sì, figlia mia, io già sto in distratto. Quanto mai? Sto in distratto. Il telefono. Pronto? Ehi, Isabel, ciao, dimmi. No. No, assolutissimamente no. Questa lucora non già andrà. Tu sei la responsabile? E gli ti dico di no. Perché questa è la scusa che può andare, vuol diventare la responsabile e non ce la potremmo permettere. Va bene? Quindi? Perché se andate dopo ne potremmo fare quello che volete. Ma come mai? Io non so niente! Sbrighi tutti tu senza far capire niente a nessuno, perché se no questa la parrocchia sanno pensi che io vuoi con mano con lo cuore. Va boh? Ciao, Isabel, ciao. Quanta problemi! Che pensieri di tu? Tanti ci stanno di cazzo per tu che la chiesa, eh? Mia madre ha campato fino a 96 anni, perché si faceva le fantasie. Ah, mia madre, te c'è anche sto tanto bene perché sa fatto sempre i fritti di litro. A proposito, domani se dai fare la visita, se dai fare la pastina, se dai pulire la camera, se dai tenere le medicine, se dai un'ora di preghiere per la salute. Allora domani ti scrivi a mamma? Sì, tu la fai, io domani sono impegnata di Isabella perché mi ha parlato delle cose del cuore e dopo è il capo di canzone per la settimana santa. Perché quello senza di me non è capace. Mamma, io ti sono dimenticata di parlare, ma è possibile che per me non ti mai tempo? Per te? Ma questa è per la famiglia, vuoi te? Ah, ma rincuorate di quelli che faccio e di come avanti c'è. Io sono una femmina impegnata. Una donna in carriera. Sono stata pugna, invece di essere contenta. E tu, vieni, ti devi accresci meglio che la principessa. Come ce ne rendono, come si dice? Mamma, dimmi se che non ci voglio. Ecco, ce ne rendola. Ecco, e chi è su Maiuni? Io non so niente. Io a sapere, e chi è, come si chiama, chi è la mamma, chi è la nonna, chi è la zia. Chi è? Guardate, quanta bene. Dia di portare l'analisi, le radiografie. Mamma, su Maiuni è di Fraide. Fraide? Questa è la Fraide. Guarda che si no, chi c'è Maide? Io sono conosciuto perché fatica è cannone. Fatica? Allora c'è laureato. E che fa? Lo medico, lo professore, lo veterinario. E fammi azzeccare. Per fatica uso il G7. No. E allora, come si chiama quello, Filippo? Il fonetoscopio. E lo medico? No, manco. No. Scusi, ma dimmi un po', mi interessa sapere prima come si chiama? Sì, come Anglino. Buongiorno, di cosa buona. Va bene, come si chiama? Si chiama Nazareno. Nazareno!
Ma voi ammirate. Ma pensi che la mamma si chiama Di Maria. Ma non è Di Maria. No, ma tu sei la figlia della Santa Maria. Tu mi hai dato 20 anni di salute. E il numero un po' padre come si chiama? Che ne so, si chiama Di Dio. Di Dio. Oddio, Di Dio, mamma mia. Ma tu sei la figlia della mia vita. Tu mi sei portato 20 anni prima e 30 anni mo, figlio. No, mo so perso le speranze. E fammi sentire, ma mo sto bene giù notte con tutti questi bei nomi. Quando ha avuto il voto di laurea? Ah, ma Nazareno gli è laureato. Ma come gli è laureato? Fate io. Ma che fa? Che fa? Lui costruisce. Sì. Ah, costruisce. Mi lego, mi facciamo un genere o architetto o ingegnere. Quindi per fare house la squadra, lo metro, la calcolatrice. La cazzola. Filippo, soprattutto gli fa. Mamma, guarda che papà l'ha detto una parolaccia. L'ha detto, non so serve, cazzola. Veramente la parola è maschile, però adesso con impacco a capella l'ha detta femminile, cazzola. Clementinuccia, la cazzola è lo strumento che usa Nazareno. Mamma, Nazareno fa il muratore. Ah! Che si dice? Ma se fa? Non vuole te. Ma figli, professor Gaetano Di Clemente della dottoressa Caterina Pollicelli, fidanzato con un altro. Mai e poi mai. Ma tu prendi che buono, ma razza di male. La gente ti conosce buono. Tu in giro tutte quinte. La parrocchia, Don Pacifico, i vicini di casa, la famiglia te e soprattutto il Dio. Chi non Dio che prendi che per tutti, ma chi vieni dentro di te. Vieni ma prevoglia a sfidanzati il muratore, piuttosto ma prevoglia da vera mamma in niente, belle cuore, frasi di niente. E tu, niente che mi dici, se non avessi storcini, che dici?
genere in ogni paese. E la comunità parrocchiale non è parlata. Come possiamo fare senza di te? Come possiamo fare? Don Bacino, io faccio quello che posso. Chiudo questo che faccio. Sempre con umiltà, senza che la mania di grandezza. E soprattutto sempre a disposizione del processo. Ma veramente, ma io non ho curiosità, ma tu veramente, sempre a croce si sta. Sempre, Don Bacino, quando si vede una famiglia di sani principi, con esempio, e così. Giustamente, la famiglia è tutto. Senti un po' che mi dico, io sono salito pure per chiederti un consiglio. Che ne pensi tu se la messa lo sabato a sera, quella delle 6, quella della città? Al posto delle 6, l'anticipo di mezz'ora faccio la 5 e mezza. Che mi dici? No, ma perché la fa le 5 e mezza? Posticipiamo di mezz'ora, facciamo alle 6 e mezza. Ah, alle 6 e mezza addirittura, cosa ti dico? Ma non è tardi, anche perché non faccio di sabato alle 5 e mezza, ti raccontamento che la fa appuntamento della parrocchia, quindi hai alle 6 e mezza. E va bene, facciamo alle 6 e mezza, se li dici tu. Anzi, è meglio a Burga, ma fregate anche mezz'ora pure tutti per confessare le vecchiarie, facciamo alle 6 e mezza. Comunque, non bacio, per quanto riguarda la messa di sabato, io non me le dire. Che è successo? Secondo me, mi fa l'offertone pure di sabato. Ma perché? Perché tanta gente deve sparagnare, di sabato che sparagnare. Ma no, io non so niente. No, non è possibile, io non ci posso credere che la gente è diventata a cucire una ciao. Ma che vedi, te ma scherzavo. Don Bacio, da poco tempo che sto da questo paese, da vedere. Ma che c'è niente, che da poco tempo che sto da questo paese, che la gente che non mette su. Buongiorno, Don Bacio. Ehi, carissimo Filippino. Ehi, padre, ma pure non mi chiamano Filippino. Se ti chiamo Filippino, pur tu a me mi chiamo Don Pacifico, che problema? Ma che c'è? Ma tu sei Don Pacifico? Ma vedi che ci vedi arrivare pure a te? Ridi per inviarmi a combattermi questo giorno, tutto il giorno. Ehi Filippo, vedi che tu, a tua signora, a me, te la chiamo anche la M maiuscola, la chiamo. Già è troppo che le chiamo, Filippo, tu a me ti devi fare la stavola e alla sua morte, gli devi fare una caccia dura. E sulla lapide della tomba c'è stato scritto: qui giace Clemente Clementino, benefattrice dell'umanità, che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, ai bisognosi e soprattutto a Dio. Tutto questo c'è scritto. E quando avessi grosso sta lapide? Adesso mastodontica. No, Don Baci, ma non che lapide, che mastodontica. Ma non, io sono una persona umile, tutto si può mettere di serve. Perché dopo Filippo ne li può fare? Perché l'umiltà, cosa fa? Perché schitti prima tu! Come può una donna così impegnata a non far mancare nulla alla famiglia e essere sempre così disponibile con tutto? Io mi fido ciecamente di Clementi, anche perché, caro Filippo, guardate delle persone che capisci a voi, anche perché io ci ho fiuto, io ci ho... C'ho un naso, E che per te corde naso. Filippo, non hai capito niente. La parrocchia senza di me, che se ne va a carta 48. Anche perché a lui neanche ci sto gente che vuole solo con manna. E io gli dico sempre, piate sempre da Clementino, che non vuole apparire e è sempre disponibile con lui. Filippo, quindi il tuo cuore mio, è me, le mi fa beata le mie. Ma vediamo se la chiesa che da fuori, la chiesa sta nei medici, c'è una nicchia specie, ma le mettiamo a lui da vendere. E quindi noi, come al solito, apriamo le porte, anzi spalanchiamo le porte alle nuove pecorelle. Don Bacino, l'accoglieremo a braccia aperte. Non ci parlo io con Isabella, che è la responsabile del cuore, non ti preoccupare, apposta. Come potessi fare senza di te? Come potessi fare senza di me? Don Pacifico. Buongiorno. Mi fai tanto di preghiere. Don Bacino. I preghi tanto per mamma, c'è la speranza che lo Signore li fa cagnare. Ma Maddalena cara, figlia mia, non disperare se tua madre è così. Ma sì, questo vuol dire che questo può fare la missionaria.
Maddalena! Lasciami stare! Maddalena, ma io ti capisco. Io di tua madre ho capito tutto. Vedi che manco certi sacerdoti hanno un cuore come quello di tua madre. Non siete capiti niente. Maddalena, io ti capisco che tu la vorresti meno sensibile, meno disponibile e meno pronta a mettere sempre una buona parola con tutti. Però, abbi fede. Tempo al tempo, caro. Ah, a proposito del tempo. Mo vi devo salutare perché tengo un appuntamento alla parrocchia e quindi vi saluto. E chi è questo? Ecco qua, ma c'è un impegno. Tu ieri ci cucetta, cucenderebbe qua oltre a qui, gli sai la glicemia. Ma a me la glicemia, senti pure mica. Ma da buonimo, l'accetto, però faccio mangiare più aiuto della parrocchia. Filippo. Grazie pure a te, grazie dei dolci. La sinistra mi ha pensato a salutare te, meglio. Allora, che la pace, l'unione e l'amore di questa casa possano regnare sempre come adesso. Pace e bene. Arrivederci. Lo vai a combattere. La pace, l'unione, l'amore. Chiudici a cucire e ciò succede lo contrario, Ma capite proprio niente di quello ma che parla di me. Ma anche se le vedessi che l'uccia sì, le sentessi che le recchia sì, non già credesse. Pronto? Sì? Sono Isabella. C'è Isabella. Sono Clementina. Sti veramente dentro i giochi. Allora, no, vi volevo parlare del coro, perché noi abbiamo intenzione di allargare le nostre vedute, vogliamo far entrare le persone del raccolo. E voi, signor, quando potete provare? Lunedì o mercoledì? Va bene, non ti preoccupi. Va posto, arrivederci. E veramente, tu lo dici? Sì, ha telefonato un po'. Pronto? Isabella, ciao. Sono Clementina. Senti, sono telefonata da signor di controllo e Marco Manni straccagnolo l'uomo delle prove a cui c'è bello quello di indomini e li ruomo in mezzo alle piti senza focca per niente a nessuno. Ma Marco Manni, io non so niente. Veramente
mi volevi vicinare lo stanzino. E me ne sa che sei di casa scusa. Ma non ti preoccupi, non mi sa bene che sono dei temi a me. Anzi, mi guadagni che consiglio di essi. Falla, signore, perché si tratta di marito, no? Fino a ora non ho detto niente perché sono anzi timide. Me ne avrei bene a dirle. Ma siccome mi siete risultati i problemi, gli tengo piena fiducia di voi. Ecco, certe volte marito non mi capisce. Signore, marito non mi capisce mai. Signore, problemi di marito ti fanno tutto bene. Avete sapete che marito è mamma Rona. Ah, allora ne parla più che già si è capito tutte cose. Dici, ma che ha potuto succedere? Tutto l'uomo è mamma Rona, finito di me, quando è arrivata la mano. Ogni tanto io, si va a fare una poppata e dopo arrivi, chi sta arrivando? Filippo ci ha proiettato, non stiamo porta e porta. Ma cara signora, mi insegni fortuna di appena ancora una socia. Sbaldini me, la mamma l'ha persa che erano quadrare. Chissà che mi sono persa. Ma te ne vedi che ti sei persa? Entra e passa lo dito in cima all'uomo per vedere se ci sta la prega. Assaggialo su che dice che ci sta proprio lui. Si lamenta che la camicia di un figlio sta stretta in bordo. E quando asciglio lo sapete dove e quando a venire. Ma cara signora, tu non sai che fortuna ti appena ancora una socia. Guarda, ho sbagliato che la mamma era persa e quindi me le saccio, me le so provate queste cose. Ma signora, ma signora Emma, ma meno male che si parla di se mi sentite solo. Ma signora, boh, anche il nostro signore. Sì. Che ne faccio? Che cosa avrà detto? Nostro signore ha detto: vogliate bene alle vostre suocere come se fossero le vostre mamme, anzi di più. Capite, signore? Quindi tu muori una cosa. Tanto marito che già sto molto grande, sicuro. E tu entri, fai un bel sorriso, l'abbraccio forte e gli dici: grazie, mamma. Come si regalò di stucarò. Mamma mia, grazie signora Clementina. Senti più libera e serena. E tu ne dà ragione, con la signora Isabella la fai comprensiva e pronta per il prossimo. Allora, tutte le zucche che vanno alla chiesa, sanno fatto il petto e dopo il chiume alla mondo. Ma signore, che stai dicendo? Ma non perdonare pure sta gente. E soprattutto prima me. Ma vi voleste dare una mano pure? Voleste impegnare più voi? La comunità è aperta per tutte. Chiusa per me ieri. No, grazie, grazie. Veramente mi sento più libera e serena. Ma mi posso sdebitarmi? Ma dimmi, Enzino, basta fino a preghiera per noi. Ma Marco Manna, io non so niente. No, no, grazie, grazie, lo farò. Anzi, vado subito a fare la preghiera per voi. Grazie ancora, signora Clementina. Prego, grazie. Signora, va con bagno, va con bagnini. Arrivederci. È stato un piacere conoscerla, signora. Fregete! Ma è una parola che croce che porta sta femmina. E volesse pure venire di nu. O che pensa la socia? E la croce di lì, adesso ogni 5 minuti, beh, mongla sole, mongla mamma, mongla voce. A proposito, mi sono ricordato una fatta, no? Tu? Filippo si è permesso di dare una ragione alla mamma in mezzo a me. Mi sono scroccato un cazzo su te. A bussardo! Sì, ma quando sei venuta allo studio? Lumetti gli ha detto, ma signor Filippo, come è successo? Quello per la paura che hai scroccato un cazzo su te. Dottore, gli ha detto, sono sbattuto allo spigolo della mamma. Ma vedo parlare! Ma c'è il cibo che ti sei mica metà che perché la sa che pur le mur delle re! Ma com'è pur le mur delle re? Allora che vuol dire? Che cosa ti chiami da fa? È successo qualcosa? Se ne ti chiedi? No, non è successo niente. Io voi come si sa? Comunque da fa? E mi sei chiamato da me chiuso, non mi niente, perché io ti ho so, a parte che questo non è il luogo adatto. Ma che l'ha detto? Come non è il luogo adatto? Questo è il luogo adatto, le dicete pure voi, questa casa è piena di pace, qui
questa casa è purificata. Sì, papà, ti legge. Però non siamo soli. Ci sto pure Isabella, che mi fa la confessione di gruppo, niente Paolo, che mi fa? Compagni, ma che problemi ci sta? Egli potesse curare male tante, ne sa c'è già, alla fine della confessione. Clemente ne vede e mi racconta tutto. Ma che ti dire? Compagni, tra me e Isabella non vi conosciamo, vite, morte, miracoli, mi sa c'è tutti gli SS, sono tutti diversi. Ma vedi le mie problemi. Ma che ti hai raccontato? Ma facci finta che non sono andato niente? Beh, comunque io sorelle sono in imbarazzo, sempre imbarazzato. Babbo, faccio una cucina, vieni a raggio. Allora, sto pensando, Vivo vai di là, vai a preparare una goccia di caffè e la confessione me ne sento dalla cucina. Che cosa? Tu caffè, non mi sembra che niente, piuttosto andavo che tu piatti che sto dentro la lavandina. Così di finire a niente. Babbo, tante, vai e rivieni. Clementi, ma tu che picchi ti ti? Non preparatevi. A me sta cosa non mi tante cuore. Non mi tante anche perché non è come se stesse dentro la chiesa, dentro il confessionale, che ci sta quella bella grata che mi mette la coscienza a proprio agio durante la confessione. Su. Non bacio, la coscienza a me sto a posto. Io mi sento a mio agio. Sto che la cosa a me, più agio che c'è. Comunque, preparatevi. Ma che me la preparo? Non dico che manderà la storia, ma che ti sei messo? Che problemi ci sta? Non c'è nessun problema. Ecco qua, questo l'ha stirato Filippino. Qua, è un cane caldo, è profumato. Muori vieni su, intanto è assunto e cominciate via. Ecco perché mi viene un bacio di figli, mi ha sopportato tutti questi confetti. Ecco qua. La domenica messa troppa eleganza e mi sembra
Ah, anche fa gara che te la pelliccia più bella. Ma se ti visto la prima fila? Ma che ha fatto la prima fila, mo? Mi sembra uno zoo. Bandiere, leopardi, ermellini, e li volto. Come li volto? Quanta ne vuoi? Rossi, bianchi, argentati del deserto. E non baci, eppure tu. Ma io voglio dirci che la pelliccia, non le dire. Non è, ma la prendete, la pratica è andata durante un quarto d'ora. Se no mi fanno quelli pumi. Chi si torce, chi sbuffa, chi guarda l'orologio, ci sta chi fa finta di leggere e pure chi si addorme. Sentite, anzi, ma posso parlare pure io? Certo, mica potete parlare sempre tu. Cassone, ma non la faccio di braccio come cava. Sentite, anzi, facciamo il mio sede di tv. L'importante è che la domenica la chiesa è sempre piena. E poi, durante la messa, sarò io che... Facci finta che mi sono accorto di tutti questi problemi. Sì, ma il comando è lui, se mi visto. Perché ci sta già di mettere una canna panza che non mi volevo comandare. No, di questo non avete preoccupato che facci finta che mi sono accorto tutti. Anche perché, sai che può succedere? Che voi che siete così bravi e ci tenete a tutte queste attività, vanno a fare passare pure per cattive. Quindi state tranquilli. Anche perché io non so niente. Comunque, sapete, se fatti tardi, tu sei già se scorgi. Che mi sono scorgi? Ti viene la riunione con i genitori di licenza della prima comunione. Don Bacì, abita a ricordare i genitori. Canna resta sempre presente a tutte le riunioni. Anche perché ogni scusa è buona per il minere. Ecco qua, sante parole per la bocca, sante parole per la bocca. Allora, andiamo, sapete che se non si fa tardi. Don Bacì, io non ti la faccio la vostra. Ma che parola, ma ti dico tutto prendo? Ma poi tu finita niente e penso mandare dalla voce. Chiamo che tardi. Mi fa mangiare, tanto fermo la vita.
lei mi fa mangiare pane e acqua, perché dice che mi ha purificato di tutti i bicchini che faccio durante le ore, capite? E poi, mo ti dico una cosa, quando è nato mio figlio, è bello mio figlio, le liti a casa, le liti. È nato tuo figlio, le liti. Ma devo litigare per il nome, non lo mettere, capito? Allora io volevo chiamare con un nome normale, chiamiamo il Cataldo. Cataldo. Sai Cataldo, a Cataldo. Ah, sì, sì. Certo. E però lei mi ha detto di no, capito? No. No. Niente, allora, niente Cataldo. Allora gli ho detto. Peccato. Allora gli ho detto, chiamiamolo Alonso. Alonso. Pure tu. Santo Alonso, a Lecce. Ah. Santo Alonso, a Lecce, famoso. Mi ha detto di no. Neanche Alonso. Manco Alonso. Manco Alonso. Allora ho detto, vabbè, allora chiamiamo Nicola, San Nicola, Bari. Ah. Ha detto di no, manco Nicola. No, manco Nicolino. Manco Nicola. Però, mi ha detto una cosa. Però sai che possiamo fare? Oh, tanto per maestro. Che sono delle cose, quindi. Ha detto, che possiamo fare? Poi facciamo una cosa. Buttiamo la moneta in aria, facciamo il testo croce. Vabbè. E lei cosa c'è? Che ne so. Croce. E secondo te che cosa è uscito? Come ci pensavo? Croce, finito, croce. Croce. E come chiama il mio figlio? Croce. Croce, no. La croce la porto io. Ma mio figlio l'ha chiamato Melchiorre. Melchiorre. Ma tu avvieni che la moneta? 50% di probabilità. A me invece che ha fatto alla prima ecografia ha detto questo si assume a me e quindi decido io come chiamarla e la chiamo Maddalena. Maddalena? Sì, pure mosso chiamo Maddalena. Non lo so, poi la domenica vuole che io a messa vado a sentire la messa la domenica insieme ai chierichè, ma posso firmare sentire la messa la domenica con i bambini della prima comunione. Ridi, io sono nervoso. Mentre fa un dolce cuore, tanto per lei! Mi si rompo. A me invece mia moglie voleva che diventassi diacono. E che diacono? Non lo so che cos'è diacono. Il dottore non sa che è un diacono. Ma che ne so. Portoso, mi devo girare la boccia. Tanto per lei. Io non riesco a capire come fa questa lama di roba civica. Hanno la torcia che queste sono false. Lo puoi dire forte, lo puoi dire forte, guarda. Non lo so come fa questa lama di roba civica. Hanno la torcia che queste sono false. Lo puoi dire forte, lo puoi dire. Io non capisco come fa questa lama di roba. Che vuol dire la vita? Mi dici io puoi dire forte, dico forte, adesso dice no, ma è il modo di dire, non puoi dire forte che lui non capisce. Non solo lui non se ne accorge, ma anche la gente che fa la messa, capito? Per la gente della messa, poi della chiesa, loro sono dei doni super impegnati, capito? E quindi non va bene. Non va bene, no. Comunque, fino a quando soffri, oddio, sbaglio! Mi devo mettere nervoso, fino a quando soffrì, ne fa niente, ma mia figlia ne lui aveva soffrire, Guarda, vedi, se continua così, qualcosa deve succedere per forza, non possiamo andare avanti, vedi? Qualcosa deve succedere. Ma se può stare tranquillo, cacchiglioni, l'uomo è una bella soddisfazione. Speriamo, te lo prometto. Allora, io mi levanto sulle piedi, non c'è l'aria, e io me ne vado. Ma già di lì, mo sei venuto. Filippo, devo andare a dire, non sai che sono agitato. Tutto questo tempo, come glielo spiego? Ah, Isabella. Hai ragione. E tu, piuttosto, quando lo dici lo sai? A me mi era bastata decidere di Ave Maria, ma che le colpa, faccio solo. E poi, la domenica, mi vuole che mi metti in prima fila. Sai perché? Perché mi vuole vedere che devi cantare, devi aprire, devi rispondere. Perché se tu non ti metti in prima fila e non canti dici, e non apri quella bocca, dici io ti faccio stare con la bocca chiusa tutta la settimana. E io posso stare con la bocca chiusa tutta la settimana. No, questa favella che ti. No, non si può. Ma invece la stessa cosa fa con me mia moglie. Sta sola che un passo mi prende la comunione, che se siamo a sgarro, mi fa dire 100 atti di dolore, prima e dopo i pasti. Prendi conto.
dobbiamo cambiare qualcosa qua. Noi facciamo una brutta fine a te, eh? Chi è che ci può salvare? Che ci può salvare? Adesso manca una santa morte. Tu le fini, non ce l'hai. Non ce l'hai. Vabbè, io me ne vado, io voglio che sapere, finisco questo e poi finisco. Ci vediamo. Ciao, ciao. Ave Maria. Allora ci vediamo
Grazie, è stato un piacere. Prego, prego, ti accompagno. Grazie. Vai, 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 vai. Uscite per giù, no? Ti farò spunto. Nazareno e muratore. Chi sei giù da frequentare a me? Non che ti scatacola, allora. Senti, ma Carmelo è Carmelo, mentre Nazareno è Nazareno. Lo so, è un gusto completamente diverso. Certo che tra Carmelo e Nazareno ci sta un abisso colossale. Ma se tu manchi di conosci a Nazareno? Niente in campi segni di chi nasce di giù, gli ripete già dal portamento. Su quali uno è bello, bravo psicologo, eccetera. Tra un muratore e un psicologo. Io penso che non ci sta nessuna differenza e prima o poi te le dimostro. Tu a me ne vada a dimostrare proprio niente, perché Nazareno dentro a sta casa mi incentrate e non c'entrerà mai. Invece, Carmelo come mi quando tu? Fia, se Nazareno fosse che Carmelo. Oddio, ma basta, finiamo questa discussione, io me ne vado a studiare. Ecco, ecco. Ah, andiamo. Per ragazzo, bello, intelligente, universitario, psicologo, eppure credente. Ma papà, lì è praticante, ma non fa niente. Quando deve venire, le faccio anche dopo il praticante. Anzi, quando si laurea, faccio fa pure il corso di diavolo, visto che funzionerà di Filippo nella fatta. Clementini, le sorelle Giacometto hanno come scoprire che sono organizzate per settembre. Hanno detto a Don Pacifica che è inutile a sprecare tutte le quattro le plus par. E Don Pacifica che ha detto, ora vediamo. Però guarda, va a me. Pure senza tanto, pure senza di non ne fa niente. Comunque, queste sorelle già hanno detto lui le mani a tra le vittime. Come fa? E Tonina, la presidentessa del comitato Fresh. Gli diciamo che la cancella dal comitato Fresh, che lì sta a posto, non so che faccio. Vuoi te? Mo, sì, sì, sì. Anche il mondo di casa, mi sopra questa faccia. Pronto? Toni? So Clementi, che cavolo, il marmuccio. Dimmi un po', com'è questa storia delle sorelle del Giannetto? No, me la chiedi sa bene. Va bene. Se c'è un modo possibile di luoghissi dal comitato festa, vedi come ho foto, cangiri, non lo so. E ma come, io non so niente. Ma posso? Eppure questo si usa. Peggio. Osvaldo, lì si dipugge un rosario? Il rosario l'ho detto, l'ho detto. E fammi sentire sul registrato, lì si dette tutto? Lo sai, l'ho detto tutto, il registratore però che non ha funzionato tutto. Com'è? Perché le pile si sono scaricate. L'ho chiesto a lui sono venuto, gli ho detto, dammi le pile, lui non me l'ha dato le pile, non l'ho trovato. Ma mi sta compagno delle pile, le si è cattate la settimana scorsa, gli ti sono detto che tu nada usare sottomarche, ma tu sei un raciare. Ma non è vero che non le sottomarche, non le marche buone. Il problema è che io, a dire lo sai tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e oggi, domani, da quello male, il registratore si scarica. Sì, e li si visse Melchiorre. Melchiorre io l'ho visto, tu piuttosto, l'hai visto Melchiorre oggi? Che sei battutine, a ricordatelo che quando usciva la casetta, voti più forte, solo perché ci sta Filippino. Ehi, Isabel, tu ci minga a chiamarmi Filippino. Ma che t'ha detto? Quando si fermava Osvaldo, lui quando aveva Osvaldo, ti chiamo Osvaldino, ma mica si offende niente. A proposito, la prossima settimana vedai a unito a Teresina con la quest per la festa di settembre. No, aspetta. Che dobbiamo fare? La questione c'è che noi dobbiamo passare casa per casa, Filippo, a chiedere i soldi alla gente per fare la festa. La gente i soldi non li caga, non ce li ha più i soldi, sono finiti. Non li vogliono più, nessuno ce l'ha, non ci dà niente nessuno. Gira la parte della gente, le feste l'hanno voi. Io ho anni però ne vai dicendo in giro che 10 euro è poco, Io no. Bravo Filippo. Tu li dici, perché se ne hai 4 mi dici, ma non ce la mette
Papà, allora, non ci sei mai da casa perché lì a preparare la mangiata per Melchiorre. Senti, allora, figli, questo ci ha fatto mangiare, fate portate per tutta la settimana, poi dici che devo andare a cucinare. Ma per favore. Poi Spacco, tu la finita di lamentare. Tu hai da ringraziare un po' la terra, catina a noi che piene di beni e dopo lì si a me la preghiera ma assorbono un sacco di tempo. Per questo fai pregare a me, perché non c'hai tanto tempo, è vero? E sai, tanto noi te la parlano di Cristo. Cristo non ne capisci l'impegno nostro, proprio voi non ne capisci. Mo ce ne mai, su, metta in isca la casa, facciamo le conto, andiamo. Ci vediamo, ciao Filippino. Ciao Filippino. Sapevo, direbbero, sì, ciao, ciao. Tu, Madalina, non hai detto che visitavo un luogo, eh? Di Germano, non c'è manco mia cara, ti chiede di lasciare a casa, c'è manco di essa. Ti ricordi che un svolto era il marito della tua cara amica? Che c'entra? Non c'entra proprio niente. Scrivete, ma Isabella, sì, Isabella, a dove sto Maddalena? Maddalena, sto a sto, la camera è sempre la moglie di clausura. Maddalena! Maddalena! Ci trovi mai contento? Hai tu il studere! Ti telefoni pure a Carmelo! Carmelo? E chi è Carmelo? Ma detti che è un amico, però secondo me ci sta d'accordo. Li facciamo frequentare, tanto questo è quel che gli fa dimenticare Nazareno. Questo stuaglione, studente, psicologo. Psicologo? Allora tipo con la buona. Ma te la pupera, se si vuole però, se si finisse un quarto, tanto, quanto è la metà? Un quarto? Mezzo quarto. Ah, mezzo quarto. 125 grammi di Santa Scagna. Tu fossi 125 grammi di cristiano. Sindonanzi, intanto li facciamo frequentare. E dopo, da cosa nasce cosa, a proposito, mi sono venuta a cena, con lo transepì. A cena? Sì. E chi vi mangia? Pane e salame? Lo salame che sì. Io esci mai a cattare un bel pillastro, in che più patanelli ci mettiamo. Quando non è sta posto. Ma pensavo che cuciniva. Comunque, cucinava. Se avessi a prima di me, ma ti manda, parli lo meno possibile, perché è più birra e più sbirra. Dica il suo muro. Papà, lui è... Carmelo? Sì. Piacere.
Carmelo. Ah, io stai, Non pagare! Devi dire su giovanotte? Ma che? Sto marcando! Ma certo che adesso, mi sono cicato! Fino a mo' sei stato cicato! Sempre e muto! Sì! Don Pacifico, esso è Nazareno! E io mi sono innamorato di esso! Oh. Sole che era il muratore! E mamma è un po'! Ma... Mamma è un po'! Ma che? Che la santa di Clementino! No, non è possibile! No, io non ci posso credere! No, io mi rifiuto di credere che Clementino... No, non ci credo. Mi raccomando, continua a essere serio, muoviti e cieco. Ma Don Bacio, ma non ci puoi aiutare tu a smascherare la signora Clementina, la santa? Ma che smascherare? Non ti capisco. Don Bacio, ascoltami, mo facete una cosa, tanto mo tra un po' avessi almeno in mano. Tu mo, sì che figlio. Nascondi dallo carrello e dopo esci al momento giusto. Io mi nascondo ai carrelli. Ma che sono andato a casa con lo spione e lo ruffiano. Nada fa né lo ruffione né lo spione. Alla fa lo prende e ad aiutare chi sta in difficoltà. E aiutare di chi sbaglia e aiutare a sbagliare sempre di meno. Mamma me, c'è bisogno di essere aiutata. Che vi devo dire? Allora, se per il bene di questa famiglia, vi aiuterò. Mi metterò là dietro e ascolterò dove sta sta santa verità. Bravo, cioè, mica si può mettere in una terra.
piace proprio? Mica che mi piace, però non fa per mia figlia. No. Però metta che magari questo ragazzo è di sentimento nobile. Beh, mia figlia dice che sì, però Giuno, murete, per sempre un murete. Però, signora Clementina, le devo dire questo. Io non mi sento di portare sua figlia verso di me con l'inganno. Poi, lei lo sa meglio di me, l'amore puro è quello che viene dal profondo del cuore. Bravo, bravissimo, sante parole. Però, secondo me, tu, Carmine, mi sembri uno che ti sa prendere facilmente. No. Anzi, in amore non mi sono mai arreso. Ho lottato contro ostacoli difficili, ipocriti e con doppie facce. E sicuramente non mi arrenderò stavolta. Ma vedi che bel discorso che mi sei fatto? Si vede che tu sei universitario, studente, psicologo. E pure te, da che cosa sai che ne esce? Da lì vieni sai che ne esce. Chi si che mi ne esce, signora Clementina? Chi si è il muratore? Questo è il Nazareno.
con la grande ospitalità che ci ha dato la compagnia teatro comico degli Abruzzi dell'amico Umberto. Siamo orgogliosi e felici di far parte di questo ormai importantissimo festival di Amebel, che è in nazionale. Sì. Noi siamo una compagnia fuori regione, siamo abruzzesi, e per noi, ripeto, è stato un momento sia di incontro, ma soprattutto di unione tra le nostre due regioni, quindi siamo davvero orgogliosi, ringraziamo sia appunto la WILT, ma la città di Agnone per averci ospitato, quindi grazie ancora, è stato un piacere vedervi così numerosi quest'anno. No, no, aspetta. Non vedi che io devo parlare. Mi sono legato dalla voce così. Allora, ieri sera siamo stati ad Atessa. Sì. Ormai si è stabilita una specie di, come diciamo, teatrale. Sì. Qui ad Agnone è la prima volta. Là ci sono diverse compagnie teatrali e tutte facciamo dialetto, perché poi alla fine, come vedi, piace, il dialetto piace, perché a parte si è capito tutto, credo, io ho capito tutto, ma sì, sì. È un dialetto, diciamo, veramente poco diverso da noi, perché la musicalità è quella, certe espressioni non si capiscono, ma arrivano, come si dice, più o meno, non so se... Comunque sono felice, intanto che voi siete venuti, e questo è un grande senso di responsabilità che avete nei riguardi di questo teatro, perché lo state sostenendo voi, venendo qui. E siamo veramente grati e andiamo avanti perché ce la facciamo con questi legami che abbiamo nord, sud, Molise, a Basso Abruzzo, che poi alla fine sono tutto lo stesso sangue, senso, cioè, alla fine. Noi siamo stati accolti ad Atessa veramente sia loro che anche noi siamo stati là, un teatro bellissimo, e quindi ci piace consolidare ancora di più questo rapporto. Scusami. Hai fatto bene così, perché è bene finire con quello che hai detto. Sì. Io veramente vi ringrazio, ma lo sento dal cuore di ringraziarvi. Grazie per essere venuti. Rinnovo gli auguri alla nuova gestione, Presidente. Auguri. Grazie a voi, la pace, il migliore lavoro per questo teatro possa regnare sempre e rimanga su di voi. Siamo con Anna Villanese, protagonista di questa commedia esilarante, bellissima, divertente. Io non so niente. Qui per la prima volta ad Agnone? Sì, è la primissima volta. Per me veramente la prima volta, e ho visitato la città, è bellissima, molto bella, un borgo bellissimo. Sì, Agnone sta sai, nella lista delle città che possono diventare capitali della cultura, quindi è importante questo teatro, un teatro storico, e quindi questo, insomma, vi fa onore essere qui questa sera, anche perché pubblico bellissimo, tanto pubblico, divertito. È vero, il pubblico è stato bello caloroso, ci ha applauditi nonostante la diversità del dialetto, che poi alla fine, insomma, si capisce, l'intento si capisce. E questa commedia è una commedia che abbiamo scritto a varie mani, Paolo, insomma, è stato il coordinatore, e la stiamo portando in scena con grande successo, siamo soddisfatti, e ho degli attori, amici attori fantastici, stiamo bene, siamo una famiglia, ecco.
Bene, ma questo poi si vede sul palco, si vede questa unione e questa forza che riuscite poi a trasferire al pubblico. Sì, sono 15 anni che calchiamo le scene, insomma, di quasi tutto l'Abruzzo, diciamo, la provincia di Chieti. Siamo soddisfatti, abbiamo pure vinto qualche premio, come quello che hai vinto tu da noi, dalla nostra rassegna, visto e considerato che siamo gemellati in questo senso, ci vogliamo bene, siamo veramente una grande famiglia tutti quanti. Bene. Siamo con Marta Calabrese, una interprete di questa commedia della compagnia Drago d'Oro di Atessa, Io non so niente, e sei stata brava e un pubblico ti ha applaudito diverse volte. Sì, è stato bellissimo, grazie mille infatti al pubblico molto caloroso, ci ha veramente trasmesso tutto il suo calore, questo a noi ci fa tanto bene, ci gasiamo, quindi grazie mille. Certo, quel pubblico dà tanta energia, specialmente a chi ecco, ha un po' paura di ansia. Sì. E tu da quanto tempo sei con questa compagnia? Allora, io sono entrata a far parte del Drago d'Oro quando avevo 16 anni, la venerando età di 16 anni, ora ne ho 20. E quindi abbiamo attraversato anche tutto il periodo del Covid, però siamo riusciti a mettere in atto questi due spettacoli, l'altro spettacolo Si è fatta la mia volontà e questo spettacolo Io non so niente. E sì, abbiamo fatto l'estate scorsa un tour molto, molto pieno nelle piazze dell'Abruzzo e si spera anche con quest'estate che verrà. Sì. Continua così, non perdere questo entusiasmo e questa forza così bella e positiva che hai. Grazie mille, veramente, grazie mille a tutti, grazie. Siamo con Paolo Villanese, autore e regista di questa commedia della compagnia Drago d'Oro di Atessa, Io non so niente, pubblico attento, caldo, caloroso, ha applaudito, ha riso e questo vi fa onore. Per noi è una grande soddisfazione aver innanzitutto varcato le porte del Molise con il nostro spettacolo, aver sentito un pubblico, come hai appena detto tu Nicolangelo, caldo, caloroso, attento e soprattutto preparato. Un pubblico che grazie agli eventi appunto che organizzate con la federazione è stato man mano nel corso degli anni, grazie all'evento Yam e Bell giunto alla seconda edizione, state preparando e state portando appunto a un livello di cultura e di conoscenza molto alto, quindi un grande pubblico e soprattutto una grande organizzazione. E questo sì, questo anche perché abbiamo ecco, la compagnia come la vostra, perché questo è il nostro, il festival è un festival nazionale dove facciamo un bando nazionale, partecipano 5 compagnie di fuori regione, altre 6 nostre del Molise, ma ti volevo ecco, chiedere qualcosa ecco, proprio di questo rapporto che c'è ormai con le compagnie molisane e soprattutto quello che si è instaurato con Umberto e con tutta la compagnia del Teatro Comico degli Abruzzi di Agnone. Che sicuramente è un grande rapporto nato oramai diversi anni fa. E grazie appunto alla nostra organizzazione ad Atessa nel nostro teatro Antonio Iorio, dove quest'anno siamo giunti al 15° anno della stagione di teatro comico dialettale Drago d'Oro ed abbiamo avuto il piacere e soprattutto l'onore di ospitare sia la compagnia dell'amico Umberto, cioè la compagnia qua di Agnone Teatro Comico degli Abruzzi, e sia la compagnia tua, mi permetto di darti del tu perché siamo oramai amici di grande data, di Santa Croce di Magliano, che ovviamente appunto per continuare a intensificare questi rapporti sia culturali sia per la nostra passione teatrale ma soprattutto di amicizia siamo riusciti anche noi a partecipare grazie a te soprattutto a questo grande festival di teatro popolare nazionale. Questo sicuramente ci fa ancora di più collegare questi rapporti e speriamo sicuramente continueranno per tanto tempo, anche perché voi avete poi quel gioiello di teatro lì ad Atessa che è qualcosa di straordinario. Sì, Teatro Antonio Iorio, come dicevo appunto, con 15 anni della nostra gestione, dell'Associazione Culturale Drago d'Oro, nato come stagione di teatro prettamente dialettale. Siamo partiti prima con le compagnie diciamo del territorio atessano,
Bassano, quindi tutti i piccoli paesi intorno che per fortuna hanno questa passione come noi del teatro. Ci siamo allargati poi alle varie province fino a oltrepassare i confini, grazie, ripeto, a Nu Sem Sempre Noi, la vostra compagnia e la compagnia di Agnone. E oltrepassato il dialettale, abbiamo provato a incentivare sempre la stagione teatrale con la prosa, fino ad arrivare al Teatro Bambini, che sta riscuotendo quest'anno molto, molto successo. Bene, allora ai prossimi incontri, alle prossime tappe, per un futuro sempre nel nome del teatro. Di nuovo in bocca al lupo, complimenti ancora per l'evento Yam Bell e vi auguro a voi tanta, tanta merda, come si dice a teatro, ecco. Siamo con Carmine Carosella, che è da qualche giorno nuovo presidente del Teatro Italo-Argentino di Agnone, un teatro storico che ha tanta di veramente storia dietro e che speriamo che con una nuova, ecco, forza propulsiva, una linfa vitale, una nuova luce possa risplendere. Esatto, esatto. Siamo da un paio di settimane qui a teatro, siamo una bella squadra, siamo già in procinto di progetti, nuovi progetti. Ad ottobre quasi al 100% ripartirà la scuola di teatro Compagnia Stabile, che cercheremo con Francesco Dinucci e Pasquale Di Gianantonio, il professore che si occupa loro del lato teatrale. Partirà la stagione teatrale, continuerà la stagione del cinema e diciamo che completiamo il progetto del teatro che stiamo mettendo in atto, ecco. Sì, come dicevamo, ecco, durante la presentazione, sei giovane, sicuramente hai tanta voglia, tanto entusiasmo e quindi sicuramente si faranno delle cose buone. So che dovrebbe, ecco, partire anche un po' la ristrutturazione di questo teatro per renderlo, diciamo, ancora fruibile, sì. Ancora meglio. Purtroppo a giorni dobbiamo chiudere per 2-3 mesi per un lavoro di efficientamento energetico che comunque gioverà il teatro, quindi è buono che sia così, ecco. Bene, per migliorare, e io ti auguro di fare bene il tuo lavoro, questo che sono i tuoi progetti, perché insomma facciamo i dovuti scongiuri per questo obiettivo che, esatto, che Agnone sta appunto, incrociamo le dita. Domani partiamo con una bella squadra per Roma e incrociamo le dita tutti quanti, ne gioverà il Molise, ne gioveranno i paesi vicini, le regioni vicine. È un sogno che continua, speriamo che continua. Certo, questo deve essere l'obiettivo, perché dobbiamo, il Molise è una regione piccola, dobbiamo ragionare all'unisono tutti insieme, perché questo, se succederà come tutti speriamo, non sarà solo una cosa bella e positiva per Agnone, ma per tutta la nostra regione. Noi siamo già vincitori, anche perché vedere il nome di Agnone su molte testate giornalistiche per noi è già una grande vittoria, quindi noi ci crediamo, ma comunque come va, nel senso siamo orgogliosi. Esattamente, sì, siamo già orgogliosi. Noi siamo sempre orgogliosi del nostro paese, perché Agnone merita, sempre meritato e merita tanto, ecco. Grazie. Siamo con Umberto Di Ciocco, presidente della compagnia Teatro Comico degli Abruzzi di Agnone, e che ci ha ospitati oggi qua per questo festival del Teatro Popolare Yam Bell, con questa compagnia nostra amica ormai di Atessa, il Drago d'Oro, e il pubblico divertito, bellissimo, sì, è stato, eh? Sì, è stato bellissimo, è stato bello sentire un dialetto che capivamo ma non conoscevamo, ecco. La gente si è divertita, il teatro si è riempito, ed è stata veramente una grande soddisfazione. Poi ti voglio sempre dire che a noi fa piacere essere coinvolti in questa iniziativa che ha grande lustro ormai, perché coinvolge tutta la regione. Teatro itinerante è una parola impegnativa, farlo non è facile e capisco quali sono le difficoltà. Però noi ci siamo, noi rappresentiamo un ampio territorio che è quello dell'Alto Molise, siamo con voi che vi date da fare tantissimo, la gente risponde positivamente, questa è la cosa più bella, e ci siamo anche divertiti poi alla fine. Certo, no, noi vi ringraziamo come organizzazione, come Wilt, perché voi siete una compagnia importante per noi, la compagnia storica del Molise, oltretutto questo è l'unico spettacolo che si è fatto nella provincia di Isernia, però insomma voi avete questo bellissimo teatro, abbiamo parlato un po' prima con il presidente, nuovo presidente del Teatro Italo-Argentino, che ha tanta voglia di far bene, e c'è anche questa, incrociamo le dita, questa
possibilità, non diciamo niente però. Sì. Beh, Agnone è capitale della cultura, che tutti quanti ci sperano, ci spera l'intero Molise, perché sarebbe un rilancio per questa piccola regione che insomma è poco considerata, ma di fatto ha grandissime ricchezze e può competere con molte altre regioni. Il teatro è una parte, un'anima di questa cultura. Noi ci crediamo, tu lo sai, siamo amatoriali, ma amatoriale certe volte non significa che la qualità è una qualità diversa dal professionale. Amatoriale significa metterci la passione, e questa ce ne mettiamo tanta.